bentornati sul mio canale. Oggi lavoreremo insieme questa maglietta. Io la chiamo maglietta perché la sto indossando sopra un leggings con un abbigliamento molto sportivo, molto casual e una scarpa da tennis. Però in realtà, come avete visto nelle foto, si può indossare anche su un abito un pochino più elegante, quindi si può portare con un abitino e una scarpa col tacco, si può portare sia d'estate che d'inverno grazie proprio al tessuto che ho scelto di utilizzare, quindi affilato, che è una viscosa insieme già mischiata con un lurex argento chiaro che rende questa maglia anche molto molto elegante. È molto versatile, quindi vi ripeto, si può portare d'estate, si può portare d'inverno, a primavera, in autunno, in tutte le stagioni dell'anno, perché al di sotto basterà chiaramente abbinare un abbigliamento adeguato. Quindi diciamo che questa sì, io la chiamo maglietta, però in realtà può essere portata come soprabito, può essere portata come coprispalla. Ecco, per esempio, su un abbigliamento anche abbastanza aderente come quello che sto indossando io qua sotto, se vogliamo andare un pochino a nascondere dei punti del corpo che non vogliamo proprio mostrare, però non rinunciare a un abbigliamento aderente, si può tranquillamente poi indossare sopra senza andare a nascondere troppo l'abbigliamento che abbiamo indossato al di sotto. Bene, come avete visto già nelle foto, veramente anche d'inverno con una magliettina a collo alto e a manica lunga, qua la spalla rimane scoperta, quindi si fa vedere anche l'abbigliamento che indossiamo al di sotto, quindi possiamo portarla davvero in qualsiasi occasione e anche la sera, perché ora non so se si vede, ma dopo mi avvicino si vedrà molto meglio. È molto luminoso questo lurex e questo filato, l'ho trovato davvero eccellente, dà un'ottima resa. A differenza dei lurex che sono andata ad utilizzare anche per altri progetti, ecco, come per esempio per l'abito Mirage, io ho utilizzato una viscosa, appunto, che questa è una fettuccia in viscosa, e l'ho abbinata a un filato in lurex. Sinceramente, dove ho lavorato anche il lurex, un pochino il tessuto, la lavorazione è rimasta un pochino più rigida. In questo caso la morbidezza di questo filato è straordinaria. Anche con la lavorazione non è assolutamente rigida, è morbidissima e veramente indossata è piacevole proprio indossarla anche sulla pelle direttamente, quindi con una canotta di sotto. Questa è la parte frontale. Adesso vi spiego un attimo il taglio di questa lavorazione. Questa è la parte posteriore. Qui siamo come misura a una taglia unica, quindi si può portare dalla small alla medium alla large e anche alla extra large o la doppia XL, perché vedremo durante il tutorial come poter andare ad allargare qua le parti laterali e volendo anche come andare ad allungare tutta la lavorazione e rendere questo soprabito, maglietta, come la vogliamo chiamare, più lunga. Allora, noi lavoreremo nella prima parte del tutorial tutta la parte centrale, quindi ho suddiviso i video e il tutorial in tre parti. Nella prima parte della lavorazione, proprio passo passo, lavorerò insieme a voi dall'inizio alla fine, senza interruzioni, tutto il motivo, quindi faremo insieme tutti i giri completi del primo e del secondo punto per vedere come andare ad agganciarlo. Poi da lì ho ripetuto un altro motivo qua per la lunghezza, cosa che se volete aumentare la misura della maglia è possibilissimo lavorare un motivo in più e renderla anche più lunga. Faremo prima la parte frontale, quindi questa qua centrale lavorata in verticale, la faremo la parte frontale e la parte posteriore. Nella seconda parte del video tutorial invece andremo a riprendere questa lavorazione invece orizzontale, perché ci agganceremo su in alto e lavoreremo avanti e indietro in questo modo, con questo motivo orizzontale, prima per un lato, poi per l'altro lato e poi per i lati della parte posteriore. Nella terza parte invece del tutorial andremo a riprendere qua la parte del collo e faremo una leggera bordatura qua anche sulla parte del braccio, dove rimarrà il braccio poi scoperto, e poi andremo ad unire i lati. Quindi ho diviso tutto, ho cercato di lavorare con voi tutto il progetto, quindi dall'inizio alla fine vedremo tutti i passaggi. Adesso vi metto anche lo schema da cui è nata questa creazione, perché non è di mia iniziativa, quindi non l'ho inventato, ma ho preso uno schema online. Non è, lì per lì non è, sembra semplice, ma poi in realtà durante la lavorazione ci sono dei passaggi che non sono molto chiari, però li rivedremo insieme. E niente, vi faccio vedere il materiale che sono andata ad utilizzare proprio da vicino nel dettaglio. E che dirvi? Faccio vedere anche la parte posteriore, quindi qua vedete lo straccio è molto ampio, anche qua durante
durante la lavorazione lo sbraccio può essere ripreso, vedete questa è la lavorazione così come rimane nella parte laterale della maglietta. Questa è la maglia aperta, a me piace moltissimo, ecco, giusto appunto l'ho chiamata mariposa, proprio perché mi ricorda una farfalla con questa lavorazione e questo taglio, quindi mi piaceva proprio andare a chiamarla in questo modo, però si può realizzare in tutti i colori, se date un'occhiata al link del filato che vi lascio, il consiglio di guardarlo perché ci sono dei filati veramente di alta qualità, tutti italiani, quindi filati pregiati italiani che derivano da degli stock di grandi case produttrici a dei prezzi veramente competitivi e convenienti. Vi consiglio appunto di dare un'occhiata a questa fettuccia in particolare, si trova anche su in altre tonalità, io ho scelto, vi ripeto, il grigio chiaro, però ci sono tantissime tonalità, c'è il fucsia, il lilla, il verde scuro, il nero, ci sono veramente tantissime altre tonalità, date un'occhiata perché è veramente da non perdere. Vi faccio vedere la parte posteriore. Come avete visto nelle foto, si può indossare su qualsiasi tipo di abbigliamento, molto versatile, è elegante, femminile, versatile, sportiva, casual, veramente si abbina a qualsiasi tipo di abbigliamento in qualsiasi stagione dell'anno, proprio grazie al filato che è. Non è né cotone né lana, ma è viscosa e lurex, quindi si può portare, come avete visto, su qualsiasi tipo di abbigliamento. Bene, vi lascio subito a uno sguardo rapido ai materiali e prima di passare al tutorial vi faccio vedere anche le misure. Prenderò uno spaccato della terza lavorazione, quindi della terza parte, dove sono andata a misurare veramente tutte le misure di questo progetto in modo tale che possiate subito orientarvi anche per la vostra lavorazione. Se avete bisogno di aiuto, domande da farmi, o volete dirmi qualcosa, non esitate a contattarmi, lasciatemi pure un commento e nel link del video, quindi scusatemi, nelle info del video in basso oppure sopra nelle i, troverete subito il link diretto alla prima parte del tutorial. Vi mando un bacio grande, vi aspetto sul mio canale per i prossimi video. Ciao a tutti, a presto! Eccomi qua, uno sguardo rapido ai materiali e poi cominciamo subito con la lavorazione, quindi vi lascio al tutorial. Allora, questo è il link al sito dove sono andata ad acquistare questa fettuccia in viscosa e lurex, quindi siamo su filationline.it, vi lascio nelle info del video anche il link diretto per l'accesso a questo materiale, quindi proprio per la pagina della viscosa e lurex. Io vi consiglio di dare uno sguardo anche agli altri prodotti perché veramente sono di alta qualità e hanno un'ottima resa. Bene, questa è la fettuccia che io ho scelto, questa è la grigio chiaro e lurex argento, io non so se vedete la luminosità di questo filato, e per tutta la lavorazione io sono andata ad utilizzare per ogni 100 grammi siamo all'incirca intorno ai 380 metri, quindi per tutta la lavorazione io ho utilizzato 200 grammi di materiale e non li ho neanche terminati. Questo è tutto quello che mi resta della seconda rocca, quindi sinceramente come materiale la resa è veramente ottima rispetto al quantitativo in grammi. Ho lavorato tutto con l'uncinetto numero 3, quello con la puntina un pochino più grande, questo. Insieme a questi materiali vi occorreranno dei marcatori per andare a segnare la parte della chiusura qua della parte laterale, volendo anche per la parte qua del collo, quindi io vi consiglio, ecco, una cosa che erroneamente ho fatto durante la registrazione è non andare subito a misurare la parte qua dello scollo, tant'è vero che poi ve lo dico anche nel tutorial sono andata a chiudere un pochino di più perché in principio avevo lasciato un pochino più aperto, quindi vi consiglio quando siamo alla parte finale di indossarla, anche perché il motivo centrale è molto ampio e già come scollo, avendo poi lasciato qua la manica aperta, siamo su una misura credo giusta, però si può aprire anche un pochino di più o chiuderlo anche di più, questo lo faremo insieme alla fine della lavorazione. Per quanto riguarda le misure, adesso vi lascio uno spaccato del terzo video, riprendo l'ultima parte dove ho terminato la lavorazione, con il metro sono andata a misurare in modo tale che abbiate anche voi delle misure subito per orientarvi sulla lavorazione. Vi ho già detto tutto nella presentazione, quindi per le taglie si possono lavorare veramente tutte le taglie, può essere indossata da chiunque e come avete visto
È versatile, elegante, è casual, è sportiva. Si può veramente mettere su qualsiasi tipo di abbigliamento. Che dirvi in più? Vi occorrerà 1 metro, ecco, giusto per andare a misurare qua la parte dell'ampiezza dello scollo e le forbici per andare a tagliare il filo. Quando saremo nella parte finale del tutorial, della lavorazione, io ho scelto di andare ad unire le parti laterali e la parte qua, solamente le parti laterali, perché questo lo faremo durante la ripresa dello scollo. Le parti laterali le ho agganciate con l'ago, quindi sono andata a cucire con lo stesso filato, quindi vi occorrerà un ago da fettuccia con la punta un pochino più larga per andare a cucire giusto le parti laterali. Bene, io detto questo vi lascio subito alla prima parte del tutorial che lo trovate o in alto nelle info, nei video consigliati, oppure direttamente al termine di questo video cliccate sul link per la prima parte. Vi ripeto, l'ho diviso in 3 parti, quindi troverete la prima parte per la lavorazione completa passo passo del motivo centrale, sia frontale che posteriore. L'ho lavorato proprio senza interrompere la registrazione da cima a fondo per ogni giro e anche sul secondo punto. Nella seconda parte invece vedremo la lavorazione verticale, quindi andremo a riagganciarci al motivo e lavoreremo in orizzontale, scusatemi, questa parte orizzontale per le parti laterali, sia a destra che a sinistra, sia per la parte davanti che per la parte dietro. Nella parte finale invece andremo a riprendere la bordatura qua del collo, a unire le spalle e le parti laterali con la cucitura. Bene, detto questo, vi mando un bacio grande e vi rinnovo l'invito a seguirmi sul mio canale per i prossimi tutorial e per le prossime creazioni che andrò a pubblicare e a condividere con voi. Spero che questo progetto vi piaccia e fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Se avete bisogno di aiuto, non esitate a contattarmi che vi risponderò il prima possibile molto volentieri. Vi mando un bacio grande, ciao a tutti, a presto! Allora, sì, vi volevo far vedere la mia lavorazione terminata. Sono andata ad unire le parti laterali nel modo in cui abbiamo visto, come vi ho fatto vedere, quindi facendo proprio un'unione molto molto leggera, quindi questa è la lavorazione. Non sono andata assolutamente a tirare il punto. Ho solamente ripreso qua la parte del collo, quindi come vi avevo detto, io sinceramente ho optato poi per lo scollo un pochino più piccolo perché per me questa misura qua è più che sufficiente, quindi sono ritornata all'incirca su 30, anche un pochino meno, perché mi sono agganciata non sull'ultimo punto ma sul penultimo, quello di maglie alte doppie, queste qua del motivo centrale, quindi su questo punto mi sono andata ad agganciare perché non volevo una cosa troppo scollata, visto che la manica comunque rimane aperta. La parte della spalla rimane scoperta, in questo modo si vede anche un pochino di più la parte della manica. Ecco, quindi scusatemi se vi ho fatto agganciare in un altro punto, io ho ripreso un punto sopra, come vi avevo detto sarei andata a riprenderlo. Ecco, la cosa migliore è provarlo, misurarlo, io non l'ho fatto, erroneamente infatti ho sbagliato, vi chiedo scusa, però è una cosa che si può tranquillamente modificare, basta chiudere un pochino di più e il gioco è fatto. Bene, detto questo, vi voglio dare 2 misure perché questa maglia è una taglia unica, quindi può essere portata per una small, una media, una large o anche una XL, perché basterà, come abbiamo visto durante la lavorazione, se si vuole una cosa un pochino più ampia qua o anche un pochino più lunga, andare a fare. Innanzitutto, se si vuole allungare subito nella prima parte del tutorial, andare a lavorare un motivo in più, quindi anziché 3 motivi come ho fatto io, andarne a lavorare un altro, sempre nello stesso modo per avere il maglioncino più lungo nella parte frontale. Poi avete visto che questa lavorazione qua va ad aprire, io l'ho chiamata appunto mariposa proprio perché mi sembrano le ali di una farfalla questa maglia che qua giù apre, e poi questa parte qua molto bella nella parte sopra della spalla e del collo, quindi qua si va proprio a scendere a punta sui fianchi, quindi sulla parte laterale, e quindi si può fare una lavorazione più lunga, considerando che qua allungherete ancora se fate un motivo in più, quindi andrete a scendere anche di più nella parte laterale, e poi si può fare anche più grande, quindi più larga. Anziché lavorare questi 3 archi principali, che sono questi i primi 6 giri, sono in totale 7 giri, scusate,
della lavorazione laterale, se ne può lavorare uno in più, quindi fare un altro arco di questi, poi la parte qua aperta a rete e poi nella parte finale lavorarne uno in più, in modo tale da andare anche ad allargare oltre che allungare, quindi questo come preferite. Io vi do la misura di questa, vi voglio dire a che misura sono con la mia lavorazione, in modo tale che vi possiate anche regolare voi per lavorare. Allora, partiamo dalla lunghezza, quindi qua dal collo fino alla fine del motivo, sono esattamente dalla spalla 50 centimetri, 52, quindi 52 centimetri in lunghezza. Per lo scollo ho lasciato 31 centimetri circa, fra i 30 e i 31, e poi ho la lavorazione in apertura, quindi tutta la maglia sono, che poi proprio ecco, stesa bene su tutta la lavorazione, sono a 79 centimetri di larghezza, quindi 78-79, quindi è molto molto ampio. Per quanto riguarda invece l'apertura per il braccio, anche questo io mi sono fermata sull'ultimo motivo, ho lasciato aperto solamente quattro archetti, sul lato o sull'altro se ne può chiudere uno in più o aprirne uno in più, ecco quello come preferite, però io penso che questa apertura già comunque è più che sufficiente per il taglio della maglia, ecco, non per la circonferenza del braccio, perché è molto grande. Per il taglio della maglia, per la linea di questa maglia qua, quindi siamo a 30 centimetri, quindi volendo si può chiudere anche un punto in più e andare a stringere qua nella parte del sottobraccio, volendo si può fare anche questo, però per il maglioncino che è, per l'utilità che ha, chiaramente è molto traforato, quindi sotto sicuramente andrà portata un top, una canotta o un lupetto a collo alto se lo indossiamo d'inverno, o un abitino o una maglietta felpata, in cotone felpato a manica lunga col collo stondato come questa, insomma sta bene con qualsiasi tipo di abbigliamento. Chiaramente se si vuol chiudere un pochino di più lo sbraccio è possibilissimo, ecco, quindi basta cucire, anziché dove mi sono fermata io, basta cucire anche un arco in più e diminuire l'apertura qui del braccio, questo come volete. Bene. Questa è la lavorazione terminata, vi ripeto, si può lavorare per qualsiasi tipo di taglia, quindi è una maglia universale per quanto riguarda.